Ora Sono si più sicura. registrerà la Ecco, conferenza. possiamo partire, grazie. Ecco, come vi dicevo, siamo benvenuti a questo primo incontro dei laboratori tematici del processo partecipativo per il piano strutturale del comune di Impruneta e il sindaco Alessio Calamandrei ci introduce questo incontro e poi partiremo con il laboratorio. Prego. No, rapidissimamente un saluto a tutti, un ringraziamento. Purtroppo l'unico sistema per incontrarci, vista la situazione nella quale stiamo tornando e in maniera anche più pesante rispetto a marzo-aprile, però noi continuiamo a lavorare cercando di mettercela tutta. Abbiamo imparato a usare uno strumento che già avevamo fra le mani, ma che raramente veniva usato. Dovremmo farcene una ragione e cercare di sfruttarne al meglio le potenzialità, che sono appunto le videoconferenze. È un metodo di confronto che non è certo il guardarsi negli occhi, ma che in qualche modo tende ad avvicinarsi. Questi laboratori, che per ora sono stati programmati in quattro laboratori, stasera appunto parlando un po' di valorizzazione del territorio, dai centri storici al turismo, alle fattorie, la viabilità, cosa cambia anche con l'apertura della circonvallazione di Impruneta. Ovviamente, come ho già detto e fatto presente a diversi di voi, essendo nella situazione nella quale siamo, era giusto ora aprire la circonvallazione. Ma da qui a dire chiudiamo il centro di Impruneta e facciamone il salotto buono va bene, ma se in salotto c'è gente, se il salotto deve essere vuoto, forse è meglio che ci passi qualche macchina in più. Ecco, per cui aspettando anche momenti migliori, le idee sono abbastanza chiare, a piccoli passi dovremo arrivare alla pedonalizzazione o in qualche modo a una razionalizzazione massima dell'attraversamento di Piazza Buondelmonti da parte delle macchine. Ripeto, le idee sono abbastanza buone, ma purtroppo, visto il periodo di nuova chiusura verso il quale molto probabilmente saremo destinati, pensare di andare a chiudere su una chiusura forse è un po' troppo. Ecco, però con calma ribadisco, su alcune situazioni, su alcune questioni, l'amministrazione comunale ha già le idee abbastanza chiare. È chiaro che ci deve essere un confronto perché e alcuni erano già anche partiti su alcune situazioni, non ultima quella che vi dicevo. Però ecco, usiamo questi laboratori per mettere le mani nel piatto, per mettere le mani nel piatto, capire anche cosa c'è nel piatto e come si può indirizzare la discussione ed anche la possibilità di migliorare alcuni progetti complessivi sia da un punto di vista paesaggistico, di riqualificazione, di sviluppo e tutti quei macro fattori che influenzano la vita quotidiana di ognuno di noi, ma che passano tutti dal nuovo strumento urbanistico. Io mi fermo qui e vi lascio immediatamente la parola, ringraziandovi di nuovo tutti per la partecipazione. Grazie Sindaco. Ecco, vi condivido la presentazione introduttiva che ci servirà per definire quelle che sono le tematiche che tratteremo in questo laboratorio. Allora. Vedete tutti? Ok. Ecco, quindi il tema, come ha già introdotto il sindaco e come avete visto dalle locandine, è quello della valorizzazione del territorio, viabilità, centri storici, il turismo e le fattorie. Perché non me lo fa scorrere? E in questa breve presentazione andremo a introdurre il tema passando per la sua collocazione dentro a questo strumento che è il piano strutturale. Quindi andremo a vedere che cos'è il piano strutturale, quali sono gli obiettivi generali dell'amministrazione
sui quali abbiamo già fatto un incontro di presentazione a luglio, in occasione della presentazione dell'avvio del procedimento, e quindi questo incontro è l'occasione invece per un approfondimento su questi temi specifici e una discussione che, come diceva giustamente il sindaco, non potrà avvenire di persona guardandoci negli occhi, ci dovremo guardare attraverso gli occhi della piattaforma, ma cercheremo il più possibile di farvi interagire e poi avremo una breve sintesi di quello che è emerso in questo laboratorio e che troverete poi anche nei nostri strumenti di comunicazione, che sono la pagina Facebook dedicata al processo partecipativo e il sito Impruneta al centro. Ecco, innanzitutto, che cos'è il piano strutturale? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno strumento di pianificazione territoriale di competenza del comune e che è previsto dalla legge regionale toscana 65/2014, che è la legge per il governo del territorio. E questo strumento è deputato a delineare le scelte strutturali e strategiche per il governo del territorio. E per un periodo che non è definito, nel senso che il piano strutturale non ha una scadenza, ma è valido a tempo indeterminato, o perlomeno finché saranno valide delle linee strategiche che ci siamo dati. E noi sappiamo bene che questa fase Covid, post, anche qualcuno diceva già post-Covid, ma non proprio, cambierà appunto alcune di quelle che sono le possibili strategie rispetto a quelle che potevano essere delineate in una fase precedente. E proprio per questo motivo il piano strutturale fornisce alcune regole per le trasformazioni e è redatto quindi per conoscere e riconoscere lo stato attuale del territorio, individuare quelli che sono i temi e gli elementi identitari, identificativi del territorio. L'altra volta a luglio abbiamo parlato di che cosa ci veniva in mente quando dicevamo Impruneta, e sono emerse una serie di caratteristiche materiali e immateriali, dalla festa dell'uva al centro storico alle frazioni. E su tutti questi elementi occorre poi compiere delle scelte strategiche. E queste scelte che saranno di tutela o di sviluppo saranno poi attivate dagli strumenti operativi che seguono il piano strutturale e in particolare dal piano operativo che verrà redatto a seguire di questo strumento. Ecco, cosa contiene il piano strutturale? Vediamo qua che ci sono quattro grandi parti. Una è quella del quadro conoscitivo, che è già in corso di redazione, che contiene un complesso di informazioni che serviranno poi a dare una rappresentazione, una valutazione dello stato del territorio che sia organica ed esaustiva. Sulla base di questa valutazione, come dicevamo prima, il piano strutturale stabilisce le tutele che sono contenute nello statuto del territorio, quindi le politiche di tutela di quello che può essere il paesaggio, le caratteristiche ambientali e le risorse, e poi le strategie di sviluppo che decidono le scelte progettuali per la trasformazione futura del territorio. E sulla base di queste indicazioni vengono fornite una serie di definizioni, di obiettivi e di indirizzi che sono trasformati poi in regole dentro la disciplina del piano. La disciplina del piano sarà la base poi per le norme tecniche di attuazione del piano operativo. Quindi diciamo che il piano ha una parte cartografica e una parte normativa, narrativa. Su questa struttura l'amministrazione ha definito una serie di obiettivi che trovate nel documento programmatico dell'avvio del procedimento, che sono stati presentati a luglio insieme alla presentazione dell'avvio e che sono stati poi riassunti in 10 tematiche che noi per brevità abbiamo raggruppato in questi quattro grandi contenitori che corrispondono ad altrettanti laboratori. Quindi queste tematiche verranno sviluppate nell'arco
nell'ambito dei nostri diversi incontri, avete trovato sul sito e avete visto nella pagina Facebook che vi si rimandava anche una scheda di contributo su queste 10 tematiche. Quindi oggi ci occupiamo di quella che è la prima di queste tematiche, che è quella della fruizione del territorio e della viabilità. E in particolare i temi di questo laboratorio toccano una serie di politiche che riguardano innanzitutto quella più ampia della valorizzazione del territorio. Questo grande obiettivo dell'amministrazione riassume tutta una serie di tematiche che vanno dalla riduzione del consumo di suolo attraverso l'utilizzo il più possibile di pratiche di rigenerazione, alla protezione della naturalità, della biodiversità, a una serie di politiche per la sostenibilità del ciclo dei rifiuti, ma anche alla valorizzazione del paesaggio rurale e alla tutela delle identità storiche. Quindi tutta una serie di tematiche che riguardano temi strettamente connessi all'accessibilità del territorio, alla valorizzazione di quelli che sono i suoi beni e le sue caratteristiche, e di una valorizzazione che anche a fini turistici. Ecco, queste sono le grandi tematiche. Quindi la prima è sicuramente quella dell'accessibilità. Il sindaco ha già fatto riferimento a una parte dell'accessibilità, che è quella legata alla circonvallazione, ma nel piano sono contenuti altri temi che riguardano la fruizione del territorio in uscita e in entrata, quindi un'integrazione di quelle che sono le infrastrutture del territorio di Impruneta con la città metropolitana di Firenze, l'aumento delle dotazioni di parcheggio, ma anche l'accessibilità da parte dei turisti che devono poter arrivare a Firenze e poi muoversi sul territorio e magari muoversi anche con sistemi di mobilità lento. Quindi migliorare l'accessibilità significa permetterne la fruizione da parte dei turisti, ma anche da parte dei cittadini che, al contrario, soprattutto chi vive nelle frazioni, hanno bisogno di muoversi agevolmente sul territorio e con un trasporto che sia integrato. Qui parlavamo di potenziamento dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani. Chiaramente questi obiettivi sono stati definiti alla fine dello scorso anno, quindi prima del Covid. Ora sapete benissimo che il tema del trasporto pubblico è molto delicato, perché in questa fase il decreto che entrerà in vigore da domani dimezza la capacità dei mezzi pubblici e la regione sta lavorando per comunque garantire un numero adeguato di corse, però ecco, questo è un tema che è veramente all'ordine del giorno. E su questo tema facciamo un focus su quella che è la viabilità, perché il tema delle infrastrutture integrate richiede una visione metropolitana che integri Impruneta nel sistema delle infrastrutture di livello sovralocale. Quindi Impruneta è stata interessata dalla realizzazione della terza corsia della 1, la Siena Firenze in fase di potenziamento, c'è la variante cantigiana, c'è questa ipotesi di linea tranviaria che dalla fermata Paolo Uccello dovrebbe arrivare al parcheggio scambiatore del casello della 1 di Impruneta. Quindi dovrebbe essere questa nuova linea tranviaria del Chianti che era prevista noi cerchiamo di reiterarla e di portarla sul tavolo della città metropolitana. La valorizzazione dei nuclei storici e delle frazioni passa chiaramente attraverso il tema dell'accessibilità, come dicevamo prima, sia da parte di chi ne fruisce a livello turistico, sia da parte di chi le vive e che deve trovare in questi centri dei luoghi di coesione sociale, quindi dei luoghi dove è possibile vivere bene, dove è possibile avere dei momenti di aggregazione, recuperando gli spazi pubblici, creando anche delle nuove aree pubbliche nelle zone che sono magari in fase di degrado e valorizzando quelle che sono le associazioni presenti sul territorio, che sono state molto utili per garantire assistenza anche nella fase del Covid. Avete visto che hanno funzionato molto bene nel garantire gli alimenti, l'acquisto delle medicine.
E la valorizzazione, come dicevo, per quel che riguarda la parte turistica, invece passa attraverso la realizzazione di una rete turistica e culturale. E questa rete turistica e culturale dovrebbe essere coadiuvata anche da una serie di politiche che riguardano la fruizione del territorio in senso ampio. Quindi c'è un progetto per la Valle del Fiume Greve, con servizi a supporto della fruizione, con una qualificazione della rete sentieristica e anche con il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio. E questo si inserisce nell'ambito di un più ampio progetto per la sentieristica che in accordo con il CAI, col Centro Alpino Italiano, sta ricostruendo e pubblicizzando tutta la rete integrata dei percorsi. Ecco, infine, in questo laboratorio è presente il tema delle fattorie, con questo progetto Fattorie che riguarda il coinvolgimento degli imprenditori agricoli, degli allevatori, dei ristoratori, delle associazioni nella implementazione di una serie di politiche che valorizzino i prodotti locali e le specificità delle aziende del territorio e che sviluppino anche l'attività agrituristica, quindi attività che riguardi il trekking, come dicevamo prima, attraverso il recupero della sentieristica, ma anche l'implementazione dell'offerta. E questo anche in un'ottica che nella fase post-Covid estiva è molto cambiata ed è stata valorizzata proprio a favore di questi territori che, non essendo territori ampiamente urbanizzati, hanno accolto molta della popolazione urbana fiorentina e molto del turismo anche interno italiano nell'estate si è riversata proprio sulle nostre campagne. Quindi diciamo che c'è stato molto questo mito dell'andare a vivere in campagna, del poter fruire della campagna in modo come nuovo ambiente di vita, sicuramente il territorio improntino si può proporre su questo tema. E poi, sempre nel tema della valorizzazione, c'è questo progetto, ci sono alcuni progetti di settore che riguardano, ad esempio, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, che riguardano appunto da una parte ai prodotti vitivinicoli e dall'altra l'olio delle Sante Marie, ora non mi ricordo bene come si chiama e mi appello all'assessore che poi ve lo spiegherà meglio, ve lo approfondirà meglio. Ecco, quindi si trattano di progetti che sono finalizzati a diciamo, valorizzare il territorio a tutto tondo, in tutte le sue componenti, quindi a garantirne da una parte l'accessibilità e dall'altra la fruizione in modo ottimale per chi viene da fuori, ma anche la vivibilità per chi ci abita. Ecco, a questo punto io lascio la parola all'assessore all'urbanistica, l'architetto Vallorini, che farà una breve introduzione al laboratorio e poi partiremo con la discussione interattiva a cura di Claudia Casini ed Elisa Caruso. Quindi prego, Assessore, tolgo la condivisione. Sì, ma diciamo che La carne al l'introduzione. fuoco è tanta. Dicevo, Come? la carne al fuoco è tanta, abbiamo tante cose di cui parlare oggi. Allora, sì, appunto, abbiamo visto da questa presentazione gli argomenti, tutti gli argomenti in maniera esaustiva. Naturalmente io ringrazio tutti i presenti e sottolineo, come si era già scritto e detto anche negli indirizzi programmatici del lontano novembre 19 della Giunta, che la partecipazione appunto è un elemento ed è parte integrante del processo di formazione del piano. Quindi, ecco, a chi magari non è addentro alla materia, deve essere abbastanza
chiaro, insomma, evidente che quello che noi diciamo in questi laboratori e nei prossimi incontri prima dell'adozione sarà e dovrà essere preso in considerazione da parte del gruppo tecnico che sta lavorando al piano. Qui voglio precisare che gli organizzatori di questa fase della partecipazione è il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, che è cosa diversa, è soggetto diverso dal gruppo tecnico che invece ha l'incarico per redigere il piano vero e proprio. Quindi sono due, diciamo, soggetti diversi. Sulle tematiche è già stato detto, sui laboratori lo stesso. Alla fine, diciamo, di questo processo, noi a gennaio si spera, prima dell'adozione e le altre verifiche, di fare appunto proprio una presentazione dei contenuti che saranno esplicitati dal gruppo tecnico. Io dico questo, che secondo me il piano deve partire da e interpretare i bisogni della comunità, perché è per la comunità. Questo deve essere un punto centrale della considerazione di come deve essere fatto il piano. Il piano deve partire dalle situazioni reali e non da situazioni un po' teoriche, proprio per definire le proprie azioni, e il piano deve interpretare il futuro del nostro territorio, dell'ambiente in cui viviamo, cioè quindi questa, posso dire, quadro conoscitivo è un elemento importante per interpretare la situazione attuale e il futuro. Ma soprattutto anche bisognerebbe che il piano allargasse un po' la nostra visione al di là di quello che vediamo intorno a noi, per allacciarsi magari a confini più ampi, sia a livello territoriale, chiamiamolo fiorentino o del Chianti, ma forse anche a temi più globali, la questione del riscaldamento climatico e quindi le questioni dell'energia. Secondo me dovrebbero diventare elementi centrali delle scelte di questo piano. Quando si parla di sostenibilità, poi, che è una gran bella parola inventata nel lontano 1993, bisogna poi dargli le gambe vere. Siamo nel 2020 e quindi a questo punto la sostenibilità deve trovare delle gambe. Quindi questo dovrebbe essere magari un piccolo contributo del comune di Impruneta, che però poi forse insieme ad altri contributi potrebbe migliorare il nostro futuro. Queste, ecco, erano alcune considerazioni di carattere molto generale. Poi procediamo con il lavoro e entriamo poi nel piccolo delle nostre questioni, che però sono in attesa di soluzione. Sono arrivate, concludo dicendo che sono arrivate moltissime schede e moltissimi contributi sulla base delle due schede che abbiamo presentato, che abbiamo messo sul sito e che sono state raggruppate, diciamo, per grandi categorie, allargando molto le tematiche e i temi di cui dovremo parlare e dovremo affrontare. Chiudo qui e poi casomai si interverrà in seguito. Grazie a tutti ancora procediamo. Okay, grazie. Allora lasciamo la parola a Claudia Casini e Elisa Caruso che ci guideranno nella parte interattiva di questa discussione. Noi abbiamo messo sul tavolo tutta una serie di tematiche che abbiamo detto raggruppate in questi quattro grandi gruppi e vedremo di provare a discuterne insieme. Prego, Claudia. Buonasera a tutti.
Allora, per prima cosa, visto che qualcuno si è collegato dopo l'inizio dell'incontro, chiederei a chi non l'ha ancora fatto di scrivere il proprio nome e cognome e mail nella chat, in modo che riusciamo a registrare le presenze come se fossimo attorno a un tavolo e vi chiedessimo semplicemente di compilare un foglio. Cerchiamo di simulare anche questa condizione. Dunque, il modo di lavorare che vi proporremo da qui in poi prevede due tipi di interazione. Inizialmente vi chiederemo di, attraverso un software che ora vi propongo e vi spiegherò, di interagire ancora in modo digitale, quindi attraverso i vostri cellulari oppure se avete un browser aperto attraverso un'altra finestra, vi chiederemo di interagire con noi rispondendo a delle domande per scritto. Dalle vostre risposte poi avremo gli spunti per aprire una discussione e commentare, insomma, quello che emerge. Quindi adesso io chiederei a Elisa di darmi la possibilità di condividere lo schermo. Vi anticipo che non sono domande difficili, quelle a cui vi chiederemo di rispondere, ma per noi sono molto importanti. Perfetto, grazie. Si dovrebbe vedere? Perfetto. Allora, quello che vi chiediamo di fare è di andare sul sito www.menti.com. Vi ripeto, se avete un cellulare, se state seguendo da computer e avete il cellulare, lo potete fare dal cellulare, altrimenti potete aprire un'altra finestra e farlo da un'altra finestra, come vi torna meglio, insomma. In Quello chat che vi ho messo vedrete. il link, se volete. Perfetto, così cliccando vi si apre direttamente. Quello che vedrete è una finestra dentro cui dovete digitare un numero. Il numero è questo, 80 32 67 9. Ve lo metto in chat anch'io così. Vi do un pochino di tempo, bene, vedo che qualcuno ha preso confidenza e può già commentare. Si è arrivato un cuore. A questo punto, se siete entrati, dovreste vedere la prima domanda. È una domanda, diciamo, di riscaldamento per prendere un pochino di confidenza col mezzo, ma non solo, perché comunque ci interessa capire, viste le caratteristiche del territorio comunale, anche quali parti di territorio sono rappresentate in qualche modo e quindi le opinioni e i punti di vista che verranno espressi da che parte di territorio provengono, ecco. Le frazioni sono talmente tante che. Sì, mi Scusate, dica. Sì. io sono della CNA, quindi ti metto un territorio, nel senso metto in Pruneta, ma vuoi sapere dove vivo io? Nel Metta senso. dove vive lei, poi terremo conto del fatto che lei porta un punto di vista, diciamo, di categoria. Grazie a lei. Buonasera, io chiedo scusa, sono Angela Cappelletti. Già nella zona in cui abiti c'è indicato Bargino, forse poteva essere Bagnolo. Ah, sì. Bargino è tutto un altro comune. Sì, è vero, è un errore. Quindi, se sì. Bene, grazie. Sì, è vero. Era Bagnolo. Bagnolo. Gli automatismi del sistema. Le fazioni sono poco rappresentate, direi. Cosa si fa? Lo cambiate oppure scriviamo altro? No.
Metà, dai, perché per cambiarlo dovrei interrompere la No, votazione e no, diventa. no, aspetta, aspetta, facciamo che scrivano Bargino e noi sappiamo che è Bagnolo, perché se mettono altro è diverso, va. Perfetto, allora Mettete sappiamo Bargino, che però lo quello. cambiamo alla fine quando diamo la restituzione dei risultati. Tanto Mi va bene. l'unico con la B lo segniamo che è Bagnolo, vai. Lo sono anche segnato. Ok, meno male, così abbiamo ancora rappresentanti di Bagnolo, se no. Otto. Allora, hanno votato in 19. 12, ok. Ah, io facevo i conti a mano. No, Quindi in manca fondo. qualcuno, siamo 35, c'è qualcuno che non ha votato. E io aspetto ancora un Allora, pochino. sì, aspettiamo un po' se c'è qualcuno che deve Per prendere lasciare, confidenza. per fare pranzo, a fare cena, insomma, a preparare la cena. Ecco. Ci sta anche che qualcuno non abbia voglia di interagire così, non è un problema. Certo. Sì, scusatemi, a me non mi entra nel cellulare, è lentissimo, sta please wait, io aspetto, ma è c 2 minuti, ma www.mente.com è strano. anche io col cellulare ho delle problematiche. Ho capito, ci sta che dipenda dalla connessione, non so. Forse si sfrutta per il computer che il cellulare non. Due. Sì. Dobbiamo La aggirargliela. voce, vi contiamo a voce. Di Sì, anche Bagnolo, perché. noi siamo di Bargino. Ecco. Allora, Stefano Bellacci che dice aveva messo altri, ma glielo fa cambiare, lo consideriamo noi quando restiamo il risultato, ce lo siamo segnato. Ciao, Mau. Di Allora, sotto, piacere. Aramini dice io scrivo qui, va benissimo, grazie. Io direi allora di andare avanti e poi se voi riuscite tanto a caricare, caricate quello che io sto facendo vedere in quel momento, quindi eventualmente rispondete alla domanda successiva, ma Sì, ok, insomma. passiamo alla ciccia, dai. Ok, grazie. Anch'io comunque, vado lenta. Eccoci. Allora, vi chiediamo per prima cosa, quale tema è più importante per voi? Ovviamente, immagino che per ruolo, esperienza di vita, ognuno abbia tante cose da dire su questi temi, però vi chiediamo una preferenza secca in questo caso, proprio il tema che vi sta più a cuore. Quindi vedo che cominciate a votare. Centri storici e frazioni sta prendendo il largo sugli altri temi. Anche in questo caso, se volete, chi non riesce a votare lo vuole scrivere in chat, lo registriamo a parte, diciamo. L'unica differenza è che votando direttamente dentro Mentimeter, cioè dentro Menti, il voto è anonimo, mentre se lo scrivete in chat si vede, però a noi il risultato per noi non cambia, insomma. Siamo fermi a 19 e i centri storici e le frazioni sono, insomma, preponderanti come tema scelto rispetto agli altri. Poi viabilità e infrastrutture a seguire turismo e fattorie, quindi la valorizzazione dei prodotti locali. Andrei avanti, credo che le due persone che mancano rispetto a prima non riescano a votare. Ecco, a questo punto vi chiediamo proprio di motivare la scelta che avete fatto, quindi perché il tema che avete scelto vi sta a cuore. Quindi vi chiederemo di scrivere qualcosa tipo ho scelto la viabilità perché, oppure ho scelto i centri storici e le frazioni perché, e ci spiegate in poche parole insomma, qual è la motivazione che vi spinge a
ritenere che quello che avete scelto è il tema davvero prioritario. Potete mandare anche più di un messaggio, però insomma provate a condensare il vostro pensiero. L'obiettivo è dare degli spunti, dare là la discussione, quindi eccoci. Sviluppo del mondo rurale che copre la maggior parte del territorio comunale. Scelto i centri storici e frazioni quale tecnico progettista per eventuali progetti sul territorio, ok? Quindi un occhio più tecnico. Le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo del territorio, sia per le imprese che per il turismo, ok? Quindi sono tre motivazioni su tre temi diversi. Fattorie e prodotti locali, perché la valorizzazione del territorio è fondamentale per incentivare turismo locale, il centro storico del capoluogo e le frazioni hanno molteplici situazioni di degrado. Okay. Il territorio di Impruneta si caratterizza per il fatto di essere polverizzato in diversi nuclei troppo disomogenei tra loro. Ho scelto la viabilità perché per valorizzare le frazioni bisogna prima arrivarci, e questo significa aumentare le corse urbane ed extraurbane che connettono tra loro le varie frazioni. Viabilità e infrastrutture sono la base su cui costruire e agevolare tutte le altre questioni. Okay. Scelto il turismo perché ritengo che Impruneta abbia un alto potenziale per questo settore ancora da esprimere. Questo può essere il momento buono per iniziare a costruire un percorso. Okay. Frazioni al centro storico hanno necessità di un importante recupero urbano. Trovo che uno sviluppo del turismo aiuterebbe anche economicamente il paese, inoltre la coesione sociale non è particolarmente favorita. Okay. La valorizzazione e mantenimento dia la base del tessuto di un comune. Mi sa che era riferito a centri storici e frazioni. Sì. Ho scelto il centro storico e le frazioni perché ritengo che il miglioramento arriva, ritorna. Ok, del territorio. Parta innanzitutto dal recupero di queste due. Ok. Centro storici soprattutto come Impruneta. Ecco, in particolare per quanto riguarda la pedonalizzazione della piazza. Ok. Allora, avete ancora un pochino per scrivere e poi magari commentiamo quello che avete scritto. Anche il timer che dice quando chiude la votazione, aiuta. Sì, eventualmente la riapro, però non credo che ci siano ancora tantissime tantissimi commenti. Ok, così poi ce le leggi per bene tutte, se no. Ok. Allora, se qualcuno voleva ancora votare, cioè scrivere, insomma, ce lo dica, ma... Dunque, a questo punto... Siamo sempre a 19, quindi credo si possa procedere. Infatti. Uh-huh. Allora, le rileggo? Sì. Perfetto. Sì, mi sembra importante per aprire la discussione e soprattutto, io direi, mentre le rileggiamo, se qualcuno vuole prendere la parola per... Come dire, per confutarle o per rafforzarle, ben venga. Quindi ecco, questo ci serve un po' per aprire il dibattito. Va bene, allora iniziamo da sviluppo del mondo rurale che copre la maggior parte del territorio comunale. Ok, e su questo bisogna dire che faremo anche un laboratorio tematico dedicato, quindi... sul sviluppo del territorio rurale
adesso non mi ricordo quando è il laboratorio. Se vuoi te Lisa, dico. Aiutami tu. Poi ho scelto le fattorie e i prodotti locali perché la valorizzazione del territorio è fondamentale, ecco, per incentivare il turismo locale, quindi il turismo subordinato, diciamo. Ora cerco tutte quelle che magari parlano della parte rurale. Ecco, e dicevo, questo laboratorio sarà il 19 novembre, il prossimo laboratorio del 19 novembre, parleremo anche della parte rurale, dello sviluppo agricolo. Ho scelto turismo perché ritengo, cioè, ecco. Questo è il turismo proprio perché è correlato agli altri punti, quindi uh-huh. Diciamo, centro storico, viabilità e fattorie sono tutti collegati per valorizzare il turismo. Ok. Ce n'era una a destra? Cose ce n'era una a destra? Sì, guardavo altre cose che... Aspetta. Perché anche a me mi va un po' lento, quindi... Per valorizzare il territorio è necessario ripristinare anche i sentieri percorribili a piedi. Certo. Mm-hmm. Sento il turismo perché ritengo che in Pruneta abbia un alto potenziale, per questo settore è ancora da esprimere, questo può essere il momento buono per iniziare a costruire un percorso. Ecco, questo proprio in relazione a quello che dicevamo prima, questa fase post-Covid che c'è stata nell'estate e che poi si spera ci risarà dopo questa ondata. In effetti è di nuovo una fase e può essere effettivamente un tema da sviluppare. Ecco, c'è Stefano Bianchi che si prenota per parlare, quindi prego, se può accendere il microfono o se glielo accendi tu, Elisa. Ce la può. Buonasera, mi sentite? Mi sentite? Sì. Ovvio, perfetto. Buonasera, sono Stefano Bianchi, Residence Connubio, non so se sapete, è di nuova apertura al posto del Bed Breakfast in via Polieri, proprio in centro storico di Impruneta, insomma. Vorrei prendere parola per parlare di un punto, e tra l'altro è nel punto della rigenerazione urbana, ma di cui ancora non ho sentito menzionare niente, è proprio il primo punto della rigenerazione urbana, che è il recupero della fattoria Alberti edifici. Credo che il recupero di questa struttura sia fondamentale per lo sviluppo economico e anche di dignità di un centro storico, culturale, urbano del paese, perché è 40 anni che quella struttura è lì e incomincia ad esserci un'emergenza sia strutturale, visto che c'è stato un crollo di un tetto pochi giorni fa, ma dalla parte retro e adiacente alla mia struttura di crolli ce ne sono già stati, signori, so se l'avete mai visto, dalla parte dietro da sulla variante già dei tetti sono crollati, c'è delle strutture pericolanti. C'è un degrado che è nel campo tra la variante e la opera Pia, c'è un campo che è bellissimo, dove ci vanno anche a passeggiare i turisti, almeno i miei ci sono andati a passeggiare, è stato ripulito quest'estate dalle rovaie, sotto mia pressione all'opera Pia, ma c'è venuto fuori tutta la sporcizia interna che nascondeva queste rovaie, di cui non è stato pulito niente. Io penso sia, c'era un progetto di mio padre già di anni fa di un accesso dalla variante al centro storico, sarebbe una cosa bellissima ridare vita a questa struttura che è bellissima, signori, è bellissima, è un'opportunità importante per il nostro paese. Sarebbe l'ora di non lasciare un tumore in centro storico, ma di dargli una vita e una potenza, perché noi ne abbiamo di potenze, ragazzi, bisogna valorizzarla. Non possiamo più permetterci una situazione di degrado di questo genere, non ce lo possiamo proprio più permettere, secondo me. Uno come impresario, io ce l'ho accanto e
c'è anche una situazione di emergenza sanitaria, signori. Ci sono dei topi già all'interno della struttura e all'esterno. Fatto segnalazione, sempre opera Pia, e anche Alessio ho mandato una mail di cui non ho avuto minimamente una risposta. Qui la situazione è un'emergenza, signori, dove secondo me bisogna intervenire e soprattutto ripensarla come spazio. Cioè, questo è quello che volevo dire e che vorrei sentire parlare anche se in questo gruppo, di cui mi fa piacerissimo esserci, tra l'altro un bellissimo progetto, soprattutto, però tutto è correlato, secondo me, a una valorizzazione anche del centro storico, dove cioè, qui c'è tutto, c'è la fattoria, la rigenerazione degli spazi, c'è la viabilità, perché quello sarebbe l'accesso strategico dalla variante al centro storico per un'eventuale pedonalizzazione dopo della piazza. Cioè lì c'è tutto, quello è il cuore, secondo me, il fulcro strategico di questo nuovo piano strutturale. Io penso, se spero ci sia del buon senso di voler andare avanti su questa cosa. Io capisco che la struttura è dell'Opera Pia, ma allora se l'Opera Pia non vuole dare un permesso a livello comunale di accesso, che almeno ci sia una dignità di mantenimento nel centro storico, perché non ci si può più permettere questo tumore nel centro storico. Io ho finito, grazie per l'ascolto. Ora, poi magari do la parola all'assessore Vallerini in modo che risponda, però le volevo chiedere una cosa. Se lei dovesse chiudere gli occhi e immaginarsi tra 10 anni quel posto, come se lo immagina? Non lo immagino un centro commerciale naturale, con l'accesso da un parcheggio nel campo che è sotto adiacente, con una bellissima scala che arriva nel centro storico di Impruneta. Io ci faccio le passeggiate con il cane tutti i giorni e tutti i giorni mi faccio questo film, tutti i giorni. Veramente, bene, perché grazie. È bellissimo. Grazie di averci raccontato il film. Prego. Assessore, prego, se vuole rispondere su questo. Scusate, dovevo... Allora, io avevo visto anche la sua scheda che è arrivata come contributo. Questo tema è già stato dibattuto anche in altre sedi. Tutti quanti concordano sulla necessità di trovare una soluzione alla fattoria Alberti. Diciamo che nelle linee di indirizzo che la Giunta aveva dato a suo tempo c'era proprio questo progetto speciale in Pruneta Centro, no? Nel quale si cercava di individuare l'ipotesi di un progetto unitario che per il centro dell'Impruneta che comprendesse la questione della piazza, la questione della accessibilità, diciamo, pedonale dalla circonvallazione con nuovi parcheggi, il recupero della fattoria Alberti come nuova porta, diciamo, di accesso al centro storico, la possibilità di integrare insomma questi spazi insieme, diciamo, ai spazi della basilica, sia interni che esterni, e quindi di rivitalizzare un pochino tutto il complesso anche nella prospettiva, probabilmente a breve scadenza, dell'apertura dei loggiati del Pellegrino, che sono insomma, ci sono i lavori in corso, tra un po' apriranno. Quindi questo legato a incentivazione di itinerari culturali, manifestazioni diciamo varie, eccetera. Quindi il tema è uno dei temi centrali anche in funzione turistica, perché è chiaro che se quest'area diventa appetibile può essere veramente
un momento di rivitalizzazione di questo centro, che è già bellissimo così com'è, ma che potrebbe diventare molto più vivace anche economicamente parlando. Quindi indubbiamente questo è un punto. Io ritengo che l'apertura della circonvallazione sia un'opportunità incredibile, perché finché non c'era, sì, però l'apertura della circonvallazione di Alessio di 2 settimane fa, che ha inaugurato Alessio insieme alla città metropolitana, insomma, sia veramente la chiave di volta per cominciare a ragionare. Io penso, e qui chiudo, che comunque la questione debba essere affrontata in un tavolo, come diceva anche l'altro giorno l'assessore Aramini, perché la situazione è molto complessa, in un tavolo dove tutti i soggetti si siedono in qualche modo a parlare fra di loro. Non è possibile pensare di intervenire per spot o per punti, anche perché poi devono essere trovati investimenti, trovate opportunità e via dicendo. Sulla destinazione a Fattoria Alberti ci sono varie proposte. Probabilmente, come diceva qualcuno l'altro giorno in un'altra riunione, diciamo l'aspetto monoculturale, per intenderci, cioè solo una destinazione, può essere limitante. Probabilmente la mixité, diciamo, come si dice oggi, urbana, potrebbe essere la soluzione buona, per cui ci possono essere varie possibilità. I volumi sono tanti, quindi però questo richiede un progetto unitario. Secondo me è un progetto unitario che coinvolga tutti gli attori in questa situazione. Posso rispondere un secondo? Bene, ma noi possiamo avere tutti i progetti che vogliamo, ma se Opera Pia decide che vuole tenere un'altra 40 anni questa situazione, Opera Pia terrà altri 40 anni questa situazione, perché l'immobile è loro. Mi sbaglio, Alessio? No, posso dire una cosa? Allora, il problema urbanistico della Fattoria Alberti era che nell'attuale regolamento urbanistico è previsto un intervento unitario. Cosa vuol dire? Che no. L'attuale regolamento urbanistico prevedeva per la Fattoria Alberti un intervento unitario fatto contestualmente in tutti gli edifici, cioè non era possibile intervenire sull'edificio A, poi sull'edificio B, poi doveva essere fatto tutto insieme, e l'investimento tutto insieme è un investimento molto importante. Quindi probabilmente nel nuovo piano dovremo prevedere che il piano di recupero, al di là delle destinazioni, possa essere, come posso dire, frazionato nel tempo, per dare la possibilità a chi investe, insomma, di non dover, insomma, caricarsi un peso eccessivo. Quindi questo sarà una cosa, a livello urbanistico sarà possibile risolverla, però ci sono tante altre questioni che sono sì urbanistiche, ma sono sociali, sono, insomma, ci sono tanti attori e tante situazioni. Ecco, quindi dal punto di vista urbanistico credo che l'Opera Pia si sia fermata perché non era in grado di gestire l'intervento tutto in blocco, per intendere. Ok, ma Opera Pia avrà i fondi per fare una riqualificazione strutturale? Perché a quanto so io, l'Opera Pia ha perso anche fondi per un centro Alzheimer. Non so cosa. Non ha perso niente. Qui va, si va a guardare i portafogli degli altri. Non ha perso niente. I soldi sono. Regione Toscana ora ha dirottato tutti i fondi sull'emergenza Covid. Se proprio volete sapere, in questo momento non c'è più nemmeno soldi per il distretto dell'Impruneta, non tanto per la Fattoria Alberti. Appunto, il distretto che è finanziato e c'è la progettazione esecutiva. Quindi i soldi ci sono,
ci sono, ma materialmente in questo momento non c'è più un centesimo. Va bene, ok. È stato tutto sull'emergenza. Uso, diciamo che siamo sulla bilancia per l'anno prossimo. Come sono stati spostati tutti. Bene. Allo stesso tempo, se uno arriva a dare la possibilità di settorializzare gli interventi su una struttura come la Fattoria Alberti, vorrei ricordare che l'attuale presidente già 4 anni fa voleva partire su quella che era la struttura della Biblioteca dei Vigili per riuscire a creare dei mini appartamenti per le persone anziane indipendenti. Non l'ha potuto fare per una questione di progetto unitario. Poi ci vorrà 2 anni, ce ne vorrà 8, ci vorrà 6 mesi, perché grazie al Covid si sburocratizza tutto, basta prendere una mestola, un po' di calcina e si può iniziare a ristrutturare. Questo io non lo so, perché io sulle tempistiche, dopo gli schiaffi che ho preso su una situazione molto ben più grossa su Impruneta, non mi espongo più. Ovviamente, soprattutto se è una cosa non dell'amministrazione comunale. Cioè, giustamente, arrivare a poter settorializzare gli interventi e poter fare piccoli step di volta in volta, magari è la volta buona che si riesce a risolvere anche quella situazione. Quanto tempo ci vorrà? Non lo so, perché se volete vi faccio rapidissimamente 2 paragoni che si sta rasentando l'assurdo. Un appartamento che l'amministrazione vuol vendere, che non costa nulla per essere in centro all'Impruneta, e non lo compra nessuno. La pagoda che si dà in gestione a Dulire non lo vuole nessuno. E voglio dire che la pizza in piazza a Tavarnuzze, abbiamo già fatto 3 bandi, ora nella manifestazione di interesse c'è 3 manifestazioni di interessi, ve le farei vedere tutte e 3. Come si suol dire, via, non mi fate andare oltre. No, infatti, okay, sì, grazie. Non ci diciamo arrabbi, anche se ha sicuramente motivi per farlo. No, assolutamente. Il periodo è complesso. Certo, il piano strutturale ci dà diciamo, l'occasione di pensare al futuro non necessariamente prossimo, e quindi insomma, forse anche di sollevarci, no, da tutti questi problemi quotidiani. Però giustamente il fatto che l'amministrazione abbia individuato qual era stato il problema prima e provi a risolverlo, insomma, dà una risposta, credo. Io vi ricondividerei. Andiamo avanti, ok, sì, leggiamo le altre. Intanto ringraziamo anche il partecipante che ha preso la parola per prima, ringraziamo l'assessore e il sindaco per la risposta. Ecco, ed ora continuiamo a leggere. Grazie, vedo che anche Claudia ha già fatto una piccola sintesi. Sì, diciamo una tematizzazione, ecco, forse così la vedete un po' più grande. Allora, io vi leggerei i commenti che sono arrivati relativi ai centri storici e frazioni, che sono stati poi, cioè è stato il tema che è stato segnalato come quello più sentito, così poi magari proviamo. Claudia, io però non le vedo. Prima si vedeva. Prima si vedeva, ora no. Aspetta, allora non posso ingrandirlo così. Cioè, se lo mando in modalità presentazione non si vede. Va bene, lo ingrandisco. Okay, ma va bene, dai. Sì, meglio. Va bene. Okay. Allora, ho scelto centri storici e frazioni quale tecnico progettista per eventuali progetti sul territorio, quindi diciamo che è la parte di territorio anche più soggetta a trasformazioni fisiche. Poi, perché il territorio di Impruneta si caratterizza proprio per il fatto di essere polverizzato in diversi nuclei, troppo disomogenei tra loro. Le frazioni del centro storico hanno necessità di un importante recupero urbano, e il centro storico del capoluogo e le frazioni hanno molteplici situazioni di degrado, quindi da una parte c'è degrado, dall'altra però c'è opportunità di cambiamento, perché la loro valorizzazione e mantenimento dia alla base del tessuto di un comune, forse sia alla base di un tessuto di un comune. Ho scelto centro storico e frazioni perché ritengo che il miglioramento del territorio parta innanzitutto dal miglioramento dei due. Ho scelto centri storici in riferimento a Impruneta capoluogo, in particolare per quanto riguarda la pedonalizzazione della piazza, che ritengo essere di estrema importanza. Ho scelto centri storici e frazioni perché trovo...
Claudia, puoi allargarlo ancora di più solo nella colonna che stai leggendo, così almeno lo vediamo tutti, perché se no noi facciamo proprio, viene proprio piccolino. Lo vedete meglio? Da cliccare più si ingrandisce, eh? Sì, ecco. Sì, infatti lo sto facendo, volevo condividere ma non... No, no, anche noi singolarmente, dicevo. Ah, ok. Ah, è vero. Ok, grazie. Ho ingrandito anch'io comunque. Dicevo quindi, finisco, ho scelto centri storici e frazioni perché trovo che uno sviluppo del turismo aiuterebbe anche economicamente il paese, la coesione sociale non è particolarmente favorita. Centri storici e frazioni perché sono l'immagine di una comunità più ampia, dove le funzioni che si vanno ad inserire hanno una ricaduta importante per tutti. Sul nostro territorio i centri storici e le frazioni sono quelli che presentano più carenze e un degrado da superare con una riqualificazione che faccia evidenziare la bellezza del nostro paese. Quindi ecco, questi sono un pochino i temi che avete diciamo, messo sul piatto. Non so se c'è qualcuno di voi che li vuole riprendere, se ha qualcosa di particolare da evidenziare su queste situazioni di degrado e su come anche però vi piacerebbe che fossero risolte e fossero... insomma, quindi fossero valorizzati quelli sì, centri... perché, bravo, la bellezza del paese di cui alcuni ho visto hanno scritto, ecco, magari anche capire per voi qual è che la valorizzazione che si potrebbe fare. Claudio, io ti chiederei di leggere anche quelli sulla viabilità perché erano molto connessi. Sì, va benissimo, se ce li vuoi anche condividere. Allora, ringrandisco. Ok. Allora, le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo del territorio, sia per le imprese del territorio e del turismo. Ho scelto la viabilità perché per valorizzare le frazioni bisogna prima arrivarci e questo significa aumentare le corse urbane 36 e 37 verso Tavernuzze come collegamento con Firenze ed extraurbane che connettono tra loro le varie frazioni. La viabilità e le infrastrutture sono la base su cui costruire e agevolare tutte le altre questioni. E basta, sono queste le tre sulla viabilità. Poi a questo punto, semmai vi leggo anche quelle sul turismo. Ok, vai. Ho scelto turismo perché ritengo che in Pruneta abbia un alto potenziale per questo settore ancora da esprimere e questo può essere il momento buono per iniziare a costruire un percorso. Ho scelto turismo, ma è correlato agli altri punti. Il centro storico e la viabilità, le fattorie sono collegati per valorizzare il turismo. Ho scelto il turismo, ma è collegato agli altri punti, esatto, è sempre lui. Questi sono. Quindi a questo punto avete il quadro di tutte le sollecitazioni ricevute. Ecco, quindi tra le proposte di valorizzazione, che cosa avete voglia di condividere con noi anche magari proprio parlando, ecco, per avviare anche un dibattito in più a quello che è già stato, che è già partito, per capirsi. Ecco, io se c'è chiamerei in causa anche Matteo Aramini perché so che sta lavorando in tandem con l'assessore all'urbanistica proprio su questo tema della valorizzazione delle fattorie, quindi ecco, se vuole anche dirci qualcosa, però lo vedo spento, non lo so se... Eccomi. Allora no, intanto un piccolissimo contributo, la sentivo il sindaco rispondeva prima al tema, permettetemi di aprire questa piccola parentesi. E riguardo un secondo, non per tornarci, ma un parere velocissimo sulla fattoria Berti. Sì, la complessità è senz'altro uno degli elementi che rende più difficile il percorso di riqualifica di quell'area. Non c'è ombra di dubbio che, come Bianchi diceva e con lui ne abbiamo parlato più di una volta, che quella è un'area senz'altro incredibilmente strategica, visto il contesto, visto la geolocalizzazione, quindi questa grande vicinanza al centro storico, fa parte praticamente di quello del centro storico, ma non solo, ma anche il fatto appunto anche di posti, quindi senza ombra di dubbio qui dobbiamo in tutti i modi non semplicemente come dire
nonostante non sia l'amministrazione proprietario, ma sia appunto l'opera Piavanni, cercare di stimolare in loro, però sensibilizzare loro verso un ragionamento che non sia per forza, ecco, un qualcosa visto in ottica di socio sociale o socio sanitario, qualcosa magari, ecco, come potenziale residenziale o non so, provare quantomeno a stimolare una riflessione su quello che potrebbe essere uno sviluppo magari anche utile per loro, anche a livello, perché no, economico, imprenditoriale, e cercare di valutare, ecco, magari tutte le ipotesi sul tavolo invece magari di unicamente andare in una direzione. Questo penso sia il nostro obbligo, anche perché attualmente la situazione è senz'altro di difficile sostenimento, al di là di tutto, per quello che riguarda un tipo, ecco, di situazione direi quasi insalubre per una questione proprio effettiva di condizioni. Quindi da assessore allo sviluppo non posso che essere comprensivo, per quanto valga poco, nei confronti delle attività commerciali che vi sono in quell'arteria importantissima del contesto storico del capoluogo, e ovviamente addirittura da chi ha fatto lì un'attività imprenditoriale ricettiva e ha gli affacci su questa situazione. Quindi questo è senz'altro importantissimo da attenzionare con grande profondità. Chiusa la parentesi sull'altro aspetto, poi l'assessore Vallerini entrerà ancora più in merito. Stiamo lavorando in tandem, portando avanti una serie di progetti molto, credo, interessanti di valorizzazione di quello che è un'eccellenza del territorio. Noi abbiamo un territorio con una connotazione importantissima a livello rurale, quindi mi viene da dire agroalimentare in termini di produzione. Sappiamo benissimo avere una delle eccellenze a livello nazionale, se non oltre, che è appunto la produzione di olio. Stiamo lavorando a stretto contatto con le aziende agricole del territorio, quindi nella fattispecie appunto con fattorie che stanno operando non soltanto nella produzione di questa eccellenza, ma anche verso, io direi, delle forme innovative anche per in qualche modo far vivere agli ospiti, così li vorrei chiamare, non turisti, perché mi piace il termine ospiti, il termine ospitalità. Forse dovremmo tornare a questa ipotesi, perché noi dovremmo contraddistinguerci per l'ospitalità e non tanto per appunto il turismo come accezione di termine. E permettetemi questa piccolissima precisazione, però ecco, danno possibilità di vivere appunto ai nostri ospiti le stesse aziende agricole, quindi entrare in quel settore che oggi si chiama il settore del far vivere l'esperienza, o come qualcuno a livelli un po' più alti la chiama appunto dell'experience, perché così va di moda a utilizzare appunto tutte queste terminologie. Detto questo, quindi questo progetto va in qualche modo a dare anche più respiro praticamente nello specifico a tutte queste aziende produttrici, quindi queste fattorie, per far sì che si possano in qualche modo inserire in percorsi e non siano unicamente quello della produzione, per la quale stiamo lavorando a una tutela specifica, penso appunto al percorso della denominazione comunale, cosa che è uscita e si è aperta come iscrizione, come registro di tutela di marchio da lunedì di questa settimana. Abbiamo ricevuto la prima iscrizione oggi, e che passerà ovviamente al vaglio della commissione competente, e dopodiché però far vivere, come dirà sicuramente meglio l'assessore Vallerini, anche un tipo di atteggiamento imprenditoriale di più ampio respiro, e questo è importantissimo, in quanto la possibilità di creare delle forme di economia circolare e che possano quindi andare a colpire come elemento core business sicuramente l'eccellenza di produzione della fattoria stessa, ma che possano permettere di lavorare su più settori e quindi in qualche modo avere un grado di sostenibilità maggiore oltre a quello appunto della mera produzione e vendita appunto dello stesso prodotto. Grazie all'assessore. E allora io, Claudia, se non ci sono altri contributi, direi di passare all'altra domanda, così continuiamo con i lavori, anche perché l'orologio sta scorrendo, ecco, quindi sì, Claudia, se condividi lo schermo, grazie. La questione fattorie, proprio velocemente, volevo dire che non c'è solo i prodotti agricoli, no? E nello sviluppo del territorio rurale, ci sono anche moltissime attività complementari a quelle dell'agricoltura che per esempio in questo momento non trovano spazio urbanistico nelle regole urbanistiche
e per le quali invece vanno trovate nuove regole e nuove modalità, perché i cosiddetti piani di miglioramento agricolo aziendale sono molto limitanti nelle possibilità di sviluppo anche di un'offerta turistica che dia qualcosa di diverso dalla semplice ospitalità, cioè dormire con prima colazione e qualche attività. Insomma, bisogna incrementare e ci sono domande e richieste in questo senso molto interessanti, non di tipo speculativo, ecco, ma proprio in termini di sviluppo di grande interesse. Chiudo qui, veloce. Grazie. Grazie. Okay. Allora, ricondivido lo schermo e vi chiedo di tornare su menti.com, se ci siete sempre o se no riaccedete. E la domanda a cui vi chiediamo di rispondere adesso invece un po' più operativa, cioè cosa cambiereste del territorio in cui vivete, magari ci potete dire anche come brevemente, in relazione ai temi di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Quindi quali sono gli elementi che secondo voi, o perché sono degradati o perché non sono degradati ma si possono migliorare ancora di più, vorreste modificare del territorio in cui vivete, diciamo su un orizzonte temporale di 15-20 anni? Ecco, aggiungerei che per chi ha scritto che viene da un altro comune, di farlo comunque a riferimento a Impruneta e non al territorio dell'altro comune in cui si vive, ecco. Giusto. Ok. Se avete problemi a rientrare, diteselo. Ok. Stanno arrivando le risposte? Ora no. Sono tutti impegnati a pensare e a scrivere, credo. Eccole. Ve le leggo per ora mentre arrivano, poi semmai le riprendiamo. Cercherei di migliorare e valorizzare tutti i percorsi percorribili a piedi e in bicicletta, integrare i centri urbani principali con le frazioni minori, non solo come viabilità ma anche come relazioni di interscambio. Una maggiore valorizzazione ambientale delle aree verdi, sia ad uso pubblico che privato, anche al fine di mitigare alcune situazioni di degrado. Incrementare al massimo le possibilità di sviluppo economico per garantire un futuro alle giovani generazioni. Le cosiddette fattorie, così come in altre realtà come quelle produttive, darei la possibilità di implementare con altre funzioni correlate. Ok, quindi. Vorrei migliorare il trasporto pubblico aumentando le corse. Vorrei un accesso dalla variante al centro storico con annesso parcheggio sulla variante e mezzi pubblici con turni notturni. Cercherei di valorizzare Piazza Buondelmonti migliorando percorsi e servizi. Pedonalizzazione del centro di Impruneta, sostegno all'economia turistica, riqualificazione aree degradate e tavernuzze. Miglioramento dei collegamenti con Firenze, sostegno all'area industriale, spinta alla digitalizzazione del territorio. Questo è bello corposo come, diciamo, come visione. Valorizzerei maggiormente i centri urbani e le varie frazioni, senza dimenticare il nostro territorio rurale, che dovrà essere il punto di forza del nostro territorio particolarmente panoramico. Okay.
Pensando ad Impruneta nel futuro, sicuramente il recupero delle strutture già esistenti, incrementare percorsi legati alla natura e con sosta in strutture per assaggi e vendite dei prodotti locali. Quindi questa è una visione che tiene insieme un po' tutto. Il turismo, l'aspetto della ruralità e dei prodotti enogastronomici da valorizzare. Vediamo se arriva qualche altra sollecitazione. Io nel frattempo vi racconto che, beh, qualcuno di voi lo sa, prima di questo laboratorio abbiamo svolto una serie di interviste, chiacchierate con alcune persone del territorio. Alcuni temi effettivamente sono già emersi, sono molto interessanti, quindi per esempio il rapporto tra le frazioni, quindi il motivo per cui ci si dovrebbe spostare da una frazione all'altra, che non sia necessariamente la festa, ma che siano invece la localizzazione di funzioni. L'interrogativo su quale futuro per i giovani che vogliono continuare a vivere nel comune, se ha senso ragionare come comune in questo caso, oppure se si ha senso più senso ragionare come area metropolitana. Tutta la questione della valorizzazione dei percorsi a piedi e in bicicletta, che ci dicono ci sono tantissimi percorsi ma li conosce solo chi ci abita. Incentivare l'uso delle piazze attraverso l'organizzazione di eventi e mercati che possano richiamare le persone e rivitalizzare i centri storici. Questo quindi in più a quelle che sono già presenti. Diciamo quest'inverno, l'ultimo ne riparliamo poi. Sì, non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora. Accessi che possano agevolare l'insediamento di attività industriali sostitutive del cotto, quindi grosso tema. Primo obiettivo è quello di arrivare a pedonalizzare la piazza Modelmonti, trovare soluzioni per recuperare i fondi chiusi lungo le strade del centro, così come incentivare investitori che possano recuperare beni come la fattoria Alberti, di cui abbiamo parlato. Ci sono tante cose, tanti spunti, tante sfide. La nostra sintesi sarà anche molto interessante poi per il lavoro che avremo anche da fare noi post laboratorio. Sì. Posso, mentre aspettate altre cose, dire fare un piccolo intervento come spunto di riflessione? Sicuramente ne avrete già parlato, forse era già venuto fuori. Molto spesso, appunto, soprattutto sui centri, le vie del commercio, i negozianti, dobbiamo aiutarli. Il problema vero, e in un periodo come questo è ancora più esponenziale, si chiama e-commerce. Perché? Se io ho 100 euro in tasca e fino all'anno scorso quei 100 euro, fino a 2 anni fa, quei 100 euro io li spendevo per Natale nei negozi del mio paese, ci sono studi che hanno dimostrato che l'anno scorso quei 100 euro sono diventati 50 nei negozi e 50 su internet. Io non oso immaginare cosa sarà quest'anno. È chiaro che è difficile che tutti i negozi riescano a sopravvivere, o meglio, diciamocelo tranquillamente, è impossibile che tutti i negozi riescano a sopravvivere. Io avevo lanciato pre-Covid, durante proprio all'inizio, un po' un appello che però le amministrazioni comunali a volte possono fare da collante, di più non possono fare perché non rientra nel loro ruolo né tantomeno nella loro competenza. Ma se si riuscisse a creare una piattaforma all'interno della quale ci siano tutti i commercianti del territorio comunale, ognuno con uno stock di prodotti, non è necessario ci sia tutto il negozio online,
magari a girare poi su alcuni prodotti, in modo da potersi mettere gli stessi negozianti i propri prodotti online. Magari anche io che sono di Impruneta, prima di andare a vedere se ho da comprare una cosa particolare perché so che il commerciante non ce l'ha, entro sul sito e vedo che all'interno di quei negozi c'è una vasta gamma che mi può interessare. Magari compro lo stesso su internet, però compro dai miei commercianti, non compro dalla piattaforma Amazon, che comunque anche lì ha fatto già in passato degli eventi su alcuni territori, per alcuni prodotti, per incentivare. Però ribadisco, l'amministrazione da questo punto di vista può dare l'input, può fare da collante, ma poi ci deve essere anche la volontà da chi deve e chi può realizzare questa cosa. Perché è chiaro che se un paio di scarpe in negozio costa di più 10 euro, uno va, se le prova e poi le ordina sulle piattaforme. Ma quei 10 euro in più è quella vetrina accesa su quella strada, è il presidio del commerciante che ti controlla la strada, è una luce accesa sulla piazza. E questa cosa, tanto quando poi ci viene toccato il singolo portafoglio, risparmio 10 euro, va fantasca. E non può più funzionare così. E noi dobbiamo cercare di farlo capire ai nostri cittadini, in primis, ma fare in modo che anche gli stessi commercianti in qualche modo abbiano una visione puntata non solo a tirare sul bandone e stare in negozio ad aspettare i clienti, ma andarseli anche a cercare, perché no, anche all'interno di una piattaforma digitale. Allora, ringrazio il sindaco per il contributo. L'unica cosa, siccome vedo che già una persona ci ha dovuto lasciare, quindi ora non vorrei proprio bloccarla in questo momento, e la ringrazio per il contributo, però almeno facciamo una sintesi di quello che è emerso dall'ultima domanda, visto che sono già le 7:30 passate. Credo che Claudia sei già riuscita a fare anche una tematizzazione un po' delle risposte, perfetto, così le guardiamo insieme per avviarci verso il dibattito e conclusione dei lavori e riportare anche le tematiche al piano strutturale. Grazie Claudia. Ci siamo. No? Non trovo più per accenderlo, come si fa? Scusate, cioè, sì, no. Mi sentite? Sì. Perfetto, allora una tematizzazione più difficile in questo caso, però ecco, una questione che mi sembra che salta all'occhio è che ci sono varie scale di ragionamento. C'è qualcuno che si focalizza su soprattutto il capoluogo, quindi su come riqualificare l'Impruneta, quindi valorizzare la piazza, recuperare le strutture esistenti, quindi valorizzare la parte, diciamo, costruita e più storica del territorio, e poi valorizzare anche le piazze, quindi tutto ciò che è veramente frazione, centro storico. E poi invece c'è chi si focalizza sulla parte di valorizzazione ambientale, quindi aree verdi, uso pubblico e privato, percorsi verdi a piedi e in bicicletta, e diciamo tutto ciò che è legato quindi al territorio più aperto e alle fattorie, quindi fattorie che però anche dal punto di vista produttivo dovrebbero, si dice, differenziare, ecco, le loro attività. Ci sono altri riferimenti al prendersi cura anche del tessuto produttivo. Tra l'altro ci sarà anche un laboratorio specifico che mi sembra sia l'ultimo proprio su questo tema, in cui su come l'urbanistica possa aiutare l'economia. Insomma, è un tema molto complesso, però cercheremo di capire cosa il piano strutturale potrà mettere in campo durante quel laboratorio nello specifico. Altri elementi riguardavano la viabilità, ma soprattutto il trasporto pubblico, che evidentemente ha sentito anche quello come un'esigenza di maggiore connessione pubblica, non solo col mezzo privato.
e addirittura, ecco, l'avevo visto, i mezzi pubblici addirittura con turni notturni. Direi che riassumerei così al volo le tematiche, poi magari analizzandole un po' più a freddo ne tireremo fuori un report anche un po' più complesso, però penso che ci siano già gli elementi da poter commentare, ecco. Sì, sì, credo anch'io, sì, giusto. Vorrei dire solo buonasera, un'ultima cosa velocissima. Certo. Siccome anche il sindaco ha detto, insomma, sul discorso del distretto sanitario, ecco, tutto un discorso anche connesso a quello che può essere un insediamento, cioè una struttura che dovrebbe poi diventare anche comunque un fiore all'occhiello, perché un distretto sanitario nella nostra zona non c'è così strutturato, dovrebbe avere una sua importanza, ecco, che di conseguenza bisognerà anche provvedere a quello che può essere il parcheggio, cioè a rivalutare, a riqualificare, a risistemare anche quello che è il posto, insomma, il luogo circostante a quello che sarà poi tutto il distretto. Ecco, anche questo è un problema che è legato a questa realizzazione, che andremo un po', sì, molto più lunghi rispetto all'accordo preso, per i motivi anche che diceva Essenda. Grazie. Non so se c'è qualcun altro che vuole commentare o rilanciare alcuni. Io mi scuso, ma devo salutarvi, che alle 9 ho un'altra videoconferenza e devo mangiare un boccone e spostarmi. Grazie ancora. Arrivederci. Vi saluto anch'io, scusate, perché come sindaco anche io da stamane all'8 qui queste videoconferenze ci uccidono. Grazie, buonasera, parte ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie. Allora forse possiamo anche procedere alle conclusioni, se... Sì, se non ci sono magari dei contributi, sì, inerenti a queste ultime risposte, magari sì, procediamo con la conclusione, visto che pian pianino... Sì, se c'è, chiederei se c'è qualcuno che vuole fare un commento, aggiungere qualcosa, se noi non siamo state... Noi le abbiamo semplicemente lette, però ecco, vedo che c'è anche Teresa Righetti, che è l'architetto del gruppo di progettazione, che ci sta ascoltando. Buonasera Teresa. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Così come c'era Paola Trefoloni, che è responsabile dell'ufficio tecnico e responsabile del procedimento, e quindi ecco, ci sono anche i tecnici che saranno poi chiamati a recepire queste indicazioni. Quindi ecco, se c'è qualcosa che volete specificare, che volete aggiungere, trovate nella chat quelli che saranno gli altri laboratori. Avremo un laboratorio sul paesaggio e l'agricoltura il 19 novembre, uno sulla rigenerazione urbana il 3 dicembre e sullo sviluppo produttivo il 16 dicembre. È saltata la formattazione, ma insomma si dovrebbe capire. Sì, sì. Ecco, se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, c'era qualcuno prenotato in chat. Ero io, perché volevo rispondere a Alessio sul discorso dello sviluppo economico, che secondo lui la tragedia dell'e-commerce. Quando la mia domanda era, che li volevo fare a lui, peccato non c'è più, e a tutti voi, in quale comune aprireste un'attività commerciale? Se a Impruneta o nei comuni limitrofi? Io è questo li volevo chiedere. Ma lei l'ha appena aperta, no? Non diceva che è nuova la sua attività? La mia attività è nuova sulla base di una vecchia. Io sono di famiglia storia qua. Avevo un negozio che è durato 146 anni ed è stato chiuso quest'anno. Mia sorella aveva un bed and breakfast, e ho chiuso il negozio e ho aperto un residence, l'upgrade del bed and breakfast. Sì, quindi, vabbè. Insomma, la situazione critica per tutti, insomma. Non è stato il primo anno più bello del mondo, ecco, naturalmente per aprire non è stato bellissimo il primo anno, però siamo qui a combattere e sono felice di questo ritrovo, di questa riunione, perché
secondo me è necessario parlarne un po' con tutti, anche le problematiche del paese. Chiaramente la invitiamo anche a tutte le altre, ma in particolare quella del 16 dicembre, che sarà proprio sullo sviluppo produttivo e sulle attività economiche. Ci sarò, cercherò di partecipare a tutte con il massimo impegno, ho messo oggi, ci sarò. Ok, allora se c'è qualcun altro che vuole intervenire, se no inviterei Lorenzo Valerini, l'assessore all'urbanistica, a una breve conclusione del laboratorio. Sì, grazie. Siamo tutti stanchi, anch'io che sono in piedi dalle 6:30 di stamattina, comincio a perdere i colpi. Direi che abbiamo raggiunto un obiettivo interessante con questi contributi e si sono focalizzate alcune questioni che non sto a riassumere, ma che mi sembra siano in qualche modo emerse secondo l'obiettivo di questo laboratorio. Certo, ci vorrebbe più tempo e forse ci vorrebbe ancora più persone coinvolte in questi laboratori, perché poi quando arriveremo a fare le proposte poi tecniche, sicuramente in quell'occasione lì ci saranno moltissime persone a protestare e a contestare, ma mai a contribuire. Questo è un classico di queste situazioni, quindi purtroppo anche se le proposte saranno in linea con quello che emergerà nei laboratori, poi la loro trasposizione tecnica sul piano assumerà forse caratteristiche magari meno comprensibili e quindi saremo obbligati in qualche modo a cercare di collegare il lavoro dei laboratori alle proposte tecniche che poi saranno fatte. Comunque, mi sembra, non riassumo quanto è già stato detto, perché mi sembra che le cose siano state esplicitate abbastanza chiaramente. Aspettiamo questo report per anche avere così, in modo da condividerlo il più possibile, e speriamo di attivare l'interesse di altre persone e altre categorie. Forse bisognerebbe anche trovare il modo, dopo questi laboratori, magari tramite sempre il sito o Facebook, eccetera, stimolare risposte da parte di altri cittadini, contributi, tramite usare il laboratorio per, come posso dire, stanare i soggetti un po' restii anche a fare critiche, però fare critiche costruttive. Il problema è questo, quindi do questo suggerimento in questo senso qui al gruppo, e poi aspettiamo ansiosamente i risultati tecnici per poterli confrontare con le aspettative che stanno venendo fuori, soprattutto come giunta. Sì, se posso aggiungere, questa è proprio una nota tecnica. Allora, per chi ha lasciato la mail, una volta che avremo poi predisposto il report, riceverete anche per mail il report del laboratorio, altrimenti poi saranno anche pubblicati sul sito internet dedicato. E quindi vi prego comunque anche di continuare a seguire sia sulla pagina Facebook che sul sito dedicato, anche tramite il sito del Comune, tutte quelle sono le attività del percorso di partecipazione. Quindi troverete sia il link e i prossimi eventi a cui poter fare i prossimi laboratori, e anche alcuni dei risultati e i report emersi appunto dagli eventi e i laboratori.
qui in chat, come vi abbiamo anche già riportato il calendario, quindi ve li ridico: il laboratorio paesaggio e agricoltura, che sarà il prossimo, il 19 novembre, sempre alle ore 18, poi seguirà quello sulla rigenerazione urbana. E l'ultimo, il 16 dicembre, come vi avevo già riportato, quello sullo sviluppo produttivo. Ecco, e comunque anche la mia collega Claudia Casini vi ha messo nella chat il sito dedicato al processo partecipativo, quindi lì troverete ulteriori informazioni specifiche dedicate al percorso. Questa era la conclusione della nota tecnica. A questo punto, ecco. Va bene, grazie. Ringrazio tutti i partecipanti per il loro contributo e soprattutto perché questa modalità, che è stata interattiva, forse ci ha aiutati anche a scrivendo, a interagire. Spesso quando ci troviamo in presenza è anche difficile magari iniziare a parlare, a discutere, invece questo ci ha aiutato a avere le idee di tutti voi che per noi rimangono su carta, insomma rimangono comunque trascritti. Quindi grazie a tutti, arrivederci al prossimo incontro che si terrà il 19 novembre, la modalità sarà purtroppo sempre questa, ma come vedete ci dà comunque modo di interagire. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Buona serata. Sì. Comunque, sì, arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci. Se poi qualcuno non ha messo la mail e la volete riscrivere, poi potete anche mandare il vostro indirizzo al garante. Arrivederci. Grazie. Saluti a tutti dal circolo di Cavalluccio. Buona serata. Grazie. Arrivederci, grazie. Buon lavoro, ragazzi. Grazie al gruppo del Dida. Ciao. Grazie, Lorenzo. Gianna, sei riuscito a sentire, a risolvere i problemi? Sì, alla fine ho cambiato. Elisa, puoi chiudere la registrazione?